ritoccata sicuramente, non c'era. Prendendo magari pezzi di qua, pezzi di là. E questo è uno scempio ambientale e paesaggistico. Yeah.
siamo entrati nella grotta. È una grotta probabilmente visitata sin dal Neolitico. Ora, come in tutte le grotte, uscire fuori e non scivolare sarà un'impresa come al solito. Ed ecco San Mauro. Buongiorno, lei è? Danilo Scorrano, consigliere comunale del comune di San Nicola. Buongiorno, siamo qui a San Nicola. Sì, siamo qui a San Nicola, siamo presso l'abbazia di San Mauro, è un'abbazia basiliana dell'anno 1000 circa, una delle più importanti resistenze bizantine di tutto il bacino del Mediterraneo. Qui abbiamo un problema tecnico-ambientale, come si definisce questo? Una devastazione archeologica? Noi siamo intervenuti immediatamente appena qualcuno ci ha segnalato che i lavori inerenti a un progetto di percorsi escursionistici nell'area di San Mauro forse stava diventando un problema di invasività, forse stava un pochettino stravolgendo quelle che sono le caratteristiche del luogo. È un luogo che chiaramente è un sito, intanto è un'area SIC questo è un sito di interesse archeologico, anche previsto nel nostro PUC comunale, e che praticamente invece di trovare dei sentieri per escursionismo ci siamo ritrovati di fronte a delle vere e proprie strade, praticamente, intorno alla chiesa. Strade che hanno sconvolto il suolo che è ricco di reperti archeologici e che quindi noi abbiamo immediatamente denunciato, ma qui è già intervenuta sia la sovrintendenza che altri enti pubblici che stanno cercando di far capire, di scoprire se ci siano delle responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione di questi lavori. L'iniziativa di oggi quindi l'iniziativa riguarda di oggi è lungi dall'essere un'iniziativa a scopo polemico o politico, vogliamo invece approfittare di questa occasione per portare qui un po' di gente che veda con i propri occhi quali sono i lavori, perché magari potrebbe pensare che dietro ci sia appunto solo polemica politica. Per non arrivare a cose fatte, per cercare di capire se c'è ancora il tempo per recuperare e per ripristinare al limite quello che era una volta. E la presenza questa mattina anche del professore Polarso, che è il direttore della scuola specialistica di archeologia dell'Università del Salento, è un elemento importante che ci può dare a livello divulgativo ed informativo tutte le notizie inerenti a questo sito di importanza assoluta. Certo, sicuramente ci deve essere un interessamento da parte degli studiosi e anche delle scuole del mondo, diciamo, culturale su questa continua devastazione ambientale, archeologica di una terra così bella come quella del Salento. E qui siamo in un posto del 1100 circa,
purtroppo per logiche imprenditoriali rischiamo di stravolgerla tendenzialmente, c'è un problema, diciamo, di attenzione e di cura, quindi speriamo che il professore Paul Arthur ci sappia dire qualcosa. Sì. E poi tra l'altro in questi anni abbiamo cercato non solo di tutelare ma anche di valorizzare questo bene con una serie di iniziative, una serie di finanziamenti, anche accendendo dei fari a scadenze programmate, programmando degli eventi in quest'area, perché pensiamo che un bene così vada tutelato e valorizzato al massimo. Professore, una domanda sul degrado dei beni culturali nel Salento, no? Diciamo, c'è una volontà di preservare secondo lei in questo momento storico in cui i comuni, i tecnici, ma la società, diciamo, qui siamo una cerchia ristretta? No, è paradossale perché da alcuni sì e da altri no, ma anche da alcuni della classe politica sì e da altri no. No. Perché qui c'entra in gioco chiaramente i soldi, c'entra i giochi i soldi. Ci sono allora interessi. Dipende come ognuno si pone verso gli interessi finanziari. Quelli che si pongono in modo più sano, che questo è un bene pubblico, va usato, e quelli che si pongono. Quindi c'è una disattenzione verso la cultura. Mi sembra che a livello di cittadinanza ci sta un maggiore interesse. E questa è una cosa molto 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 bella, no? È una cosa molto molto importante. Però io sono rimasto molto male l'altro giorno, e lo dico, ho fatto 2 settimane fa il 7° congresso nazionale di archeologia medievale a Lecce. Avevo chiesto il castello perché mi sembrava giusto per 150 persone la sala al castello. Mi era stato dato un mese qualcosa prima. Mi è stato tolto il castello, mi è stato dato Palazzo Turisi, perché il castello si deve fare un evento culturale. Vado al castello, qual è l'evento culturale? La mostra delle torture medievali, che di cultura non ha assolutamente niente. È una mostra di schifo che non è istruttivo. E qual è la mostra, cioè città della cultura? Appunto, quindi c'è una non curanza della importanza della cultura, mentre la... Quali sono gli interessi? Quali sono gli interessi? Per questo parlavo di perché, studio. C'è lo studio che sconfigge l'ignoranza, credo, no? E quindi forse certo. Vorrei... L'idea era di stimolare l'università che arrivi qui e possa darci una mano. Sì. Quindi un'ignoranza che devasta. Però vedo una sete di persone che vogliono sapere. E che sono anche... Ma già il fatto che siamo tanti qua, perché siamo interessati, vogliamo sapere. E questo ci dà soddisfazione sia all'anima che agli occhi, che al cuore, diciamo, e alla mente, come diceva una pubblicità. Però questa, come potremmo noi, cittadinanza attiva, ribaltare questa situazione, questa noncuranza culturale da parte delle istituzioni? E sono dei piccoli abusi di potere che vengono fatti ai danni di tutti, perché devastare e piallare degli affreschi. Io sono convinto, e per questo rimango all'università, e questo mi piace fare lezioni ai ragazzi, perché sono convinto che l'unico modo è quello di diffondere, quindi la diffusione noi ci occupiamo di servizi di fruizione culturale, in questo caso siamo pienamente in linea su... Se uno non conosce un luogo non lo può amare, non lo può apprezzare, credo che sia fondamentale conoscere infatti. E questo è un primo passo, ma fra un anno noi dovremmo impegnarci concretamente nel diffondere, noi possiamo fare dei servizi, video, il professore può tornare a parlare, a farci una ottima lezione su, ma se la politica non si resta indifferente, questo scoglio grande come verrà? Allora, questo dico, che diffonde, perché si deve creare la sensibilità culturale diffusa. Quando c'è una sensibilità culturale diffusa e si sente, anche i rappresentanti politici volenti saranno costretti, si sentono, perché l'elettorato. Io, se l'elettorato vuole questo, se io voglio quei voti, io devo dare qualcosa. E questa è una cosa vincente. Finché l'elettorato vuole soltanto il miglior squadra di partita, e allora investiamo su quello, no?
ce la faremo, in questo ce la faremo. Capiamo. Grazie professore. Grazie professore. Ho fatto segnalazioni di amici che erano passati da qui, come spesso accade, molti si fermano e salgono la domenica mattina a visitare questo luogo. Luogo chiaramente in questi anni che abbiamo cercato di valorizzare in tutti i modi, anche la chiesa bizantina, di recente sono stati effettuati dei lavori di restauro dei dipinti, ma è importante moltissimo il contesto in cui si trova questa abbazia, l'abbazia di San Mauro. Il contesto è un contesto molto delicato, particolare, è un contesto di sicuro interesse archeologico, tant'è vero che nel CUG del comune di San Nicola quest'area è un'area vuoto dal vincolo storico archeologico e qualsiasi intervento si debba fare su quest'area ha bisogno di alcune autorizzazioni. Qui è venuta la sovrintendente, la dottoressa Tanzella insieme a me una mattina, mi chiamava perché pensavo fossi ancora assessore, perché sono consigliere di opposizione, però ho detto mi accompagni per cortesia ugualmente a San Mauro perché ho avuto delle segnalazioni e lì lei ha accertato, ha visto che comunque il lavoro che era stato fatto per questo progetto che si sta realizzando di sentieristica intorno a San Mauro erano abbastanza invasivi. E da lì siamo andati in comune dove abbiamo appurato che per esempio non è stato nemmeno chiesto il parere alla sovrintendenza archeologica per intervenire su questo luogo, cosa che noi riteniamo assurda. Non vogliamo esprimere giudizi, lo diceva Maria Elena, noi non siamo qui per fare polemica, siamo qui perché vogliamo approfittare di una giornata insieme per conoscere meglio questo luogo, ma allo stesso tempo vogliamo che se ci sono delle responsabilità vengano accertate e che se ci sono dei danni, quantomeno, se non ripristinati, e io credo che sia complicato a questo punto, quantomeno evitare di farne altri. Noi oggi siamo particolarmente soddisfatti e felici del fatto che ci sia insieme a noi il professore Polarzo, che è il direttore della scuola specialistica di archeologia dell'Università del Salento, quindi il massimo esponente del settore in fatto di archeologia, quindi lo ringrazio vivamente di aver accettato il nostro invito e gli lascio la parola perché lui magari ci potrà dire di questo luogo, ha fatto un giro velocissimo, lui aveva visto delle foto e già dalle foto aveva espresso delle perplessità su quello che sta succedendo qui. Adesso i lavori sono sospesi, un primo risultato l'abbiamo ottenuto, a fianco alla chiesa era stata fatta una cabina elettrica, perché qui sono stati fatti anche degli scavi per fare elettricità, che nel 2008 quando eravamo noi all'amministrazione non ci era stato concesso di fare, perché non ci concedevano di fare uno scavo di 30 cm per portare qui il cavo elettrico, adesso sono stati fatti scavi quasi fino a un metro, perché come vedete ogni tanto ci sono dei tombini che per inserirli hanno fatto 70-80 cm di scavo, più tutta la situazione. Quindi diciamo che siamo molto amareggiati di questa situazione. Una cabina elettrica stava a fianco alla chiesa in modo tale che tutte le foto della chiesa venivano fuori con questa cabina elettrica che avevano fatto con dei coperchi grigi, quelli classici delle cabine elettriche. Abbiamo visto che dopo questa nostra prima denuncia, è stata tolta, adesso non c'è più. Quindi stanno incominciando a cercare di nascondere il danno che avevano fatto. Però alcune cose credo che non si possono più nascondere, lì c'era un muro dove c'era sì già un varco molto piccolo, ma praticamente adesso ci hanno fatto una strada che si passa con il camion. Io credo che tutte quante le persone che vogliono bene a questo luogo, tutte quante le associazioni, qui ci sono stati una serie di interventi negli anni, una serie di eventi abbiamo organizzato per valorizzare e tutelare questo luogo, debbano sentirsi impegnati a lavorare tutti nella stessa direzione affinché insomma, si conservi quanto più possibile una delle nostre ricchezze artistiche più importanti. Mi sento comunque in qualche modo responsabile per le cose che succedono qua, nel senso che insegnando archeologia dovrei tenere un po' d'occhio per quanto posso, che è Salento, ma figuriamoci se è la sovrintendenza che ha il compito di tutta la valorizzazione, con il loro scrittore non riesce, è anche molto difficile per noi, che Salento, come voi sapete, è grande, è pieno di testimonianze. Fa bene, secondo me, puntare anche l'occhio sul discorso non soltanto culturale, ma anche quello paesaggistico. Perché prima di tutto questo posto è un posto, io lo trovo meraviglioso, io sono venuto qui forse la prima volta più di 20 anni fa ed era diverso, ma comunque meraviglioso, voi tutti quanti lo apprezzate con questa vista, allora qualsiasi cosa che deturpa anche l'ambiente, indipendentemente di quello che ne sappiamo della storia, è una cosa, è un danno. Se poi aggiungiamo anche il danno ai beni culturali, ai beni archeologici, vabbè, cominciamo a aumentare. Vedo quello che sono state fatte le cose e se, come mi è stato detto, sono state fatte senza un qualsiasi controllo, allora comunque un danno è stato fatto. Perché comunque
noi stiamo in presenza di un monastero e le sue pertinenze, perché il monastero o l'abbazia non è esclusivamente la chiesa, ma è una realtà complessa, articolata, di cui la cosa che spicca la chiesa, poi vi spiegherò perché, ma tutto un territorio intorno comunque in qualche modo legato alla storia della chiesa, alla storia dell'abbazia. Allora non si dovrebbe spostare una pietra senza prima sapere perché quella pietra sta lì. Se è una pietra messa lì da un contadino 10 anni fa o se quella pietra ha qualche altro significato. Allora, prima cosa, in un sito archeologico del genere, io non voglio adesso farvi la conferenza su San Mauro, no? Penso che lo conoscete magari anche meglio di me. So che è romana, mi pare che la prima fonte è 1147, e che poi fu abbandonato, almeno fu registrato come in abbandono nel 1519 o su per giù, no? E allora abbiamo quasi un mezzo millennio di vita qua. Va capito questo mezzo millennio di vita, cioè qui abbiamo una storia stratificata complessa che non si vede, specialmente profano non vede una storia stratificata complessa, però vi posso garantire che c'è al di là della chiesa. Qualsiasi lavoro che venga fatto qua dovrebbe essere fatto soltanto dopo un accurato analisi topografico di tutto quello che ci sta, tutto quello che si vede in superficie, i muri, i cumuli di pietra, le piccole radure, perché la vegetazione in una zona cresce in modo rigoglioso perché forse c'è una cisterna o dei silos perché in altre zone non cresce, distribuzione di cocci, di frammenti ceramica, da specialisti che possono dire che magari la ceramica lì è di età normanna e la ceramica di là è del XIV secolo. Cioè tutte queste cose vanno assieme per comporre già una prima lettura in superficie. Se si comincia a sgrattare la superficie, già si è persa una buona porzione della lettura del monumento. Poi è chiaro che uno può andare oltre, possiamo usare dei sussidi tecnici, georadar, fotografie aeree, sondaggi, carotaggi, sondaggi stratigrafici. Però queste cose sono una serie di passi che uno fa per approfondire la conoscenza. Però non si deturpa finché non ci sta la conoscenza. Cioè io devo sapere che cos'è quello che rimuovo. Se io rimuovo lei, devo pensare prima lei che cosa rappresenta in quel posto. Me la posso spostare o non me la posso spostare? Allora, noi abbiamo la chiesa conosciuta come l'abbazia di San Mauro, con accanto una grotta che tra l'altro serve anche da indagare. Io mi ricordo anni fa anche delle tracce di affreschi labili lì, allora anche quello ci sono ancora. Però dove sta tutto il resto? Beh, il cimitero. Vivevano, morivano. Beh, so che una tomba è stata rinvenuta lì vicino alla, mi pare proprio dove stanno le scale. Sì. E poi abbiamo un'altra qua, no? Qui abbiamo un'altra tomba. Allora abbiamo possibilità di sepoltura lì giù, possibilità di sepoltura qua sopra. Già si comincia a articolare, forse due aree cimiteriali. No, basta. Allora, dove dormivano? Dove mangiavano? Dove cucinavano? Dove erano le stalle? Ci sarà stato un piccolo chiosco forse? Dove era l'orto? Dove coltivavano le specie? Cioè, sono tutti componenti, strutture, infrastrutture di una realtà che noi, non so, vedi anche questo è strano, questa crescita qua significa qualcosa, forse un'altra tomba. Allora a questo punto ci dovrebbe essere un totale blocco a qualsiasi azione qua sopra, se non è magari semplicemente quello di togliere la vegetazione, così che si rende la zona più percorribile. Ma non andare a sterare senza capire prima che cosa si sterra. Allora un danno è stato fatto, non lo posso stimare l'entità del danno perché non so il periodo del muro che è stato buttato giù, non è stato scavato, si poteva scavare prima, non so l'entità del danno perché non so che cosa è stato pianato, potevano essere strati archeologici comunque, una pianta di ceramica.
Allora, qui c'è una richiesta, io voglio che la gente tenti di capire quanto ci potrebbe essere qua. Al di là per questo di tipo di intervento c'è una reversibilità, nel senso si può tornare un pochettino indietro, cioè e in che modo e in che quantità, diciamo così, la domanda è un po' sconnessa, però voglio dire, ma se c'è stato un intervento invasivo, si può riportare allo stato dei luoghi all'origine, oppure questa cosa, allora, è completamente impossibile o è possibile in parte? Non si può mai portare una distruzione di un bene culturale allo stato originale, cioè il danno è fatto. Lo si può ricostruire per dare la sembianza di quello che era originariamente. In fin dei conti Las Vegas, se si costruisce un piramide che sembra come piramide di Giza, cioè abbiamo un piramide di Giza, ma non è di ricostruzione. E lo stesso vale per qua. Se tu c'è un muro a secco, tu non conosci ancora la dinamica di un muro a secco, la cronologia, le rapporti con altri muri a secco, e lo distruggi, tu quello distruggi a parte il muro a secco. Il muro a secco poi lo puoi anche ricostruire, ma non ricostruisci più le sue dinamiche storiche, perché è un falso, una ricostruzione. Ma forse perché a me piace camminare le campagne, ma è necessario avere questo per arrivare. No. Cioè è bello poter sapere che lì con un po' di forza arrivi a un posto incantevole. Invece di pensare, beh, poi metto la macchina, ci arrivo lì dove domani c'è il chiosco che vende le coche, hamburger. Prima della signora delle cose, se no qualche casetta potrebbe pure. Del popolo, so che il popolo non riesce sempre a fare tutto, però devo dire che mi conforta vedere così tante persone qua, cioè è un gruppo nutrito, ci sono anche altri che non sono venuti in giro, sì, stamattina allora questo già è una cosa che va segnalato, se ci dà una forte interesse nel discutere che tipo di sviluppo, però c'è un forte interesse e va segnalato, però non si tocca così, non si gioca come se fosse un giocattolino. Ma vi racconto anche un'altra piccola cosa, se uno va in giro a vedere le abbazie e i monasteri nel Salento, ma come anche in gran parte d'Italia, specialmente quelle fondate nel Medioevo e abbandonate nel Medioevo, 9 volte su 10 quello che uno vede in piedi è soltanto la chiesa. Perché fin dalle origini, fin da quando era possibile a livello economico, penso al X-XII secolo, la gente costruiva le chiese in pietra, perché le chiese erano di per sé sacre, dovevano essere durature, dovevano vivere per l'infinità. Tutte le altre strutture del monastero nel Medioevo raramente erano fatte in pietra. Spesso magari si poteva usare una zoccolatura di un paio di pilari di pietre soltanto per tenere lontano l'alzato del muro dalla terra umida. Ma figuriamoci, noi stiamo scavando adesso, io sto scavando al castello cosiddetto Carlo V di Lecce, ho trovato in questi ultimi giorni, ultime settimane, gli strati del primo castello di età normanna e anche lì il primo castello aveva una zoccolatura in pietra e tutto il resto scomparso, era materiale deperibile. Allora noi dobbiamo pensare a un monastero che aveva una chiesa in pietra e tutte le altre strutture fatte in terra, magari mattoni crudi o quello che chiamiamo il pisè, rinforzati con uno scheletro ligneo, travi di legno, magari utilizzo di canne. Se voi volete un'idea di una struttura medievale, ma anche alcune chiese venivano fatte in terra, specialmente se erano di villaggi dove non ci stava una grande possibilità economica, ma se voi volete un'idea di come poteva essere un edificio medievale, andate a vedere la ricostruzione che abbiamo fatto di una chiesa medievale scoperto nel villaggio di Apigliano, che sta zoccolatura in pietra, alzato in mattone crudo, e quello sta ancora in piedi. È una meraviglia, perché è protetta, come erano tutte le strutture medievali in terra, protette da intonaco sulla terra e poi un tetto che era in legno, canne, coperto da laterizi cotti. Allora, con i laterizi cotti e l'intonaco esterno, anche una struttura in terra dura. Dal momento che se ne scrosta, se ne viene l'intonaco
o cadono dei laterizi, entra l'acqua, entra il vento e in poco tempo tutto crolla. Chi vuole fare un salto alla bellissima isola di Corfù li può vedere ancora, perché fino alle prime metà del Novecento si costruivano ancora così. Ricordo c'era un certo Papas Johannes, mi pare, che è il vecchio sacerdote in parte di Corfù, che negli anni 50 ancora insegnava come costruire in terra, e lo si faceva qua. Allora non mi sorprende che questo era abbandonato nel inizio 1500, perché non si era fatto il salto nelle zone rurali dalla costruzione materiale indelebile, decomponibile alla pietra. Dopo nascono le masserie, tutte pietre, e quelli duri li vediamo ancora adesso, no? Le masserie cinquecentesche, seicentesche sono quelli. Ma il monastero non era quello, il monastero era quello con 5, 6, 7 altri edifici, cortili, tutto intorno, tutto da ricostruire, ma tutte testimonianze labili, che con un soffio, una ruspata, se ne va. E così abbiamo perso la nostra storia e perso la possibilità domani di far sì che questo sito diventa molto più interessante, molto più comprensibile alla popolazione e eventuali turisti, no? Allora io direi stop qualsiasi azione parte di sterbare, se non ci sta prima un'indagine seria, archeologica. Scusate, pensate a Santa Maria di Cerate, che conoscete tutti quanti, cioè quello viene esemplificato come il monastero più... Ho fatto dei saggi, ma sapete che l'unica parte visibile, monastica, sicura, è la chiesa, perché tutto il resto, recinto, strutture, annesse, fanno parte della zona masserizia, dopo, e soltanto gli scavi abbiamo trovato altri parti del monastero. Stesso grandissimo monastero, famosissimo, San Nicolò di Casole, che cosa si vede? La chiesa, tutto il resto non si vede, e così va avanti. Vorrei usare un termine, io credo che qui ci sia stata molta ignoranza, che è uguale alla cattiva fede, cioè, se uno non si informa su dove sta intervenendo, è comunque cattiva fede, è comunque anche se ignorante. E hanno pensato di rendere fruibile questo luogo, farci arrivare qui magari per organizzare un evento, il camion del gruppo elettrogeno. Questo che secondo me... Forse l'ha fatto anche buona fede, facciamo qualche cosa per la popolazione che facilita. Che facilita? Non lo so, sì. Però la ignoranza ti arrivano delle cose, mi rimane qua, veramente mi dà fastidio, ma anche i miei colleghi che spesso... Ci sono altre persone, altre categorie, adesso qui ci sono sicuramente architetti e geometri, per carità, ma quello che dico, ognuno deve fare il proprio mestiere, cioè se è un lavoro da fatto da un architetto o un archeologo, l'architetto o l'archeologo lavorano a braccetto, non è che uno deve dire io posso fare perché tanto saremo tutte persone colte, ma io faccio il mio mestiere, ognuno è come il medico, cioè noi siamo i primi a gridare se i medici cambiano il chirurgo, vabbè io faccio il cardiologo, però quello c'ha male ai piedi, vabbè lo faccio io, cioè ognuno ha il suo, e questo l'ha rispettato, questo soldo non è rispettato, neanche dai politici, che penso vabbè io ho i soldi in mano, decido io, ma vai a chiamare il perro. Credo che dobbiamo stare tutti quanti con gli occhi aperti, come dicevamo adesso, e fare tutte quelle azioni, io credo che i ragazzi... questa comunità che si è creata così, adesso magari formuleranno anche una proposta, insomma, nella quale diciamo che se prima che si intervenga in questo modo si doveva intervenire e ancora si può intervenire. Ma ieri salviamo il paesaggio, quindi la rivista, una sentenza per un elettrodotto che doveva nascere nel Trentino, dove avrebbe poi sbancato il terreno con grave alterazione del paesaggio e tutto quanto, questa sentenza il Consiglio di Stato ha dato ragione, diciamo, in generale agli ambientalisti, e quindi è una sentenza, se ne parla come una sentenza storica, positiva nella catastrofe universale, che è quella che dobbiamo parlare così.
Niente, questo è un aggiornamento. News. Le sue prime parole erano giuste, che noi non dobbiamo soltanto dire salviamo San Mauro. L'articolo 9 della Costituzione, hanno utilizzato quell'articolo. Ma qui c'è anche il paesaggio, indipendentemente dell'abbazia, questo è uno scorcio paesaggistico bello, preservato. Anche quello va salvato, sono due anni, no? Mi sembra di comprendere che, fermo restando, che bisogna salvarlo, che bisogna però conoscere che cos'è, come diceva lei. Sì, poi dipende anche dalla filosofia politica. E per arrivare a conoscere, sì. Si dovrebbe, cioè la richiesta del comitato, qualora dovesse, io mi auguro, rimanere in piedi e animare anche consapevolezza, sì, su quello di cui stiamo parlando. Chi dovrebbe sostanzialmente poi consegnarci anche la dimensione altra, che non è soltanto l'abbazia? Prima di tutto perché volevo dire quello che lei dice, secondo me è giusto, anche per quello, però dipende anche dalle impostazione politica, perché se noi ci chiamavamo ISIS, allora l'impostazione politica sarebbe quella di sostituto. Sì, ma io volevo arrivare alla responsabilità politica, ma non ho purtroppo intenzione di allora, il discorso di chi, cioè questo è un discorso molto complicato, perché il chi sarebbe il Ministero dei Beni Culturali, con le sovrintendenze proposte, che sono proposte sia beni culturali, ma anche beni culturali e paesaggistici. Allora, legalmente, formalmente, il Ministero. Però, parliamoci chiaro, se non ci sono le forze finanziarie e di forze umane, non è necessariamente una colpa della sovrintendenza, ma se non vengono erogate i giusti mezzi alla sovrintendenza, non possiamo più. Questa l'ho trovato questa qua. Oh, è una pacca di sigarette? Sì, del 1100. L'ho trovata là sotto, sono... Beh, queste sono... Sì, sono medievali. Dal peso, no? Sono... Sì, sono basso medievali, potrebbero essere del 3-400, 1300-1400. L'ho trovato proprio... Sì. Lì. Io li rimetterei lì.